Adesso, in questo momento, senza ovviamente la giornata che si completerà domani, la Macicero Pesaro con 25 punti è quinta in classifica. Insomma, una stagione bellissima, perché c'è poco da dire. Noi ce ne andiamo in pubblicità e poi ospiti per i saluti. Allora, che Pesaro sia una bella realtà, questo non è che la Pomicca Salmaggiore l'ha scoperto questa sera, insomma, sapevate che Pesaro era una bella squadra, ma da capitana mi dici come si esce da queste situazioni? Perché siete migliorate, però non basta assolutamente. Sì, anche secondo me siamo migliorate, però qualche volta perdiamo la pazienza e non siamo abbastanza unite nel campo, secondo me. E non so cosa dire, è un po' difficile parlare dopo così tante sconfitte, però dai, dobbiamo crederci sempre, credo in questo cosa facciamo nella palestra, però dai, hanno congratulazioni perché hanno giocato veramente bene. Pesaro è una squadra grande, però noi dobbiamo pensare in noi. E cosa dobbiamo fare meglio? È chiaro che è lontano il settimo posto, nel senso che le distanze sono molte, sono ampie, no? Da voi al settimo posto, bisogna entrare nelle prime otto per andare ai playoff. Voi dovete puntare a questo, almeno l'ottavo posto, ma ci sono tante partite. Tante. Sì, ci sono ancora tante partite, noi ci crediamo, non dobbiamo mollare. Anche società e sponsor sono dietro di noi e spingono molto, però dai, speriamo meglio. Voi siete state in partita, però poi la differenza che si è notata tantissimo è che loro a un certo punto hanno, proprio con la forza del gruppo, sono riusciti a trovare quella forza, no? per riuscire a avere quella fiducia per poi andare a vincere questa partita. Sì, è questo cosa dicevo prima, che erano più unite, più di noi. Noi abbiamo perso la lucidità. In qualche momento loro hanno preso questo e basta, finito. Lachi, una domanda veloce per... No, più che altro è una considerazione. Calata tantissimo la possibilità di contrattacco con Martinez, che non ha dato un ottimo contributo. E poi Pesaro è entrata bene con questi muri, che ha messo in grave difficoltà. Che cosa aveva Martinez? Che domanda? Ma che domanda? Scusa. No, che domanda, nel senso che l'ho vista. Vuoi che te lo porto, forse ma chiedi lei? Secondo me sì, perché diciamo che al di là di tutto Drews ha fatto la sua partita. Qualche problemi soprattutto anche per chi è entrato, Anastasia Guerra, doveva essere in grado di poter dare una mano, invece ha avuto uno spirito completamente scollato. Quello che tu dicevi l'abbiamo letto proprio come non c'è questa unità di squadra, tante opportunità per quanto riguarda Cristiano Lucchi per mettere un sacco di giocatrici dopo il cambio che è arrivato in ritardo. Mi sembra proprio una squadra che alla fine nelle difficoltà si scolli, forse troppi tie break persi, manca quella sicurezza che vi ha contraddistinto. Sì, secondo me non so, manca anche un po' di gioia, no? È vero. È un po' hai ragione. Un sorriso in più, perché anche così viene anche fortuna, un tocco in muro in più o qualcosa così. Però vediamo, dai, ci sono tante partite avanti. Sì, crediamo. Assolutamente, se bisogna. Deve grazie. Tornare il sorriso. Grazie, Iole. Certo. Il tuo servirà, dai. Certo. Ragazze, veloci, sì. Una per volta. Prima Alessia. Venite tutte e due, sì, vai, stringiamo su di loro. Allora, intanto, insomma, Iave Nitelic è arrivata quest'anno nel nostro campionato. Vero. E sei una giocatrice come Alessia, molto importante per questa persona. Ah, sì, grazie. Aspetto che tutto puoi capire il mio italiano, perché sto imparando un po', ma dai, sono felice di essere qua con voi. Noi abbiamo parlato già fa tempo che voleva giocare qua e dai, sono contentissima. Sei in Italia e sei in una squadra che sta giocando benissimo. Sì, benissimo.
Penso che siamo una squadra che gioca insieme, che gioca per la squadra, allora tutto va bene, siamo felici, hai visto che facciamo un po' il show, ma ci sta, ci sta. C'era anche il CT della tua nazionale oggi a guardarti, sì, lo sai? Sì. Questa è importante, perché insomma è una giocatrice importante della nazionale argentina. Cosa ti piace di Pesaro? Della città? Città, tutto, il mare, tutto, veramente se lavora bene, sto bene. Dai, tutto, sono contenta di essere qua all'Italia, veramente. Alessia, tu sei una di quelle toste, ecco, anche lei un po', sì, però anche tu sei una, di quelle toste che insomma, che danno, portano tanta grinta a una squadra che fa vedere quanto è gruppo, no? Beh, io credo proprio che insomma tutte le nostre vittorie che abbiamo conquistato fino ad ora sono state davvero il frutto del lavoro della squadra e non della singola giocatrice. Finalmente ci siamo riusciti a esprimere ancora i nostri livelli dopo la brutta sconfitta di mercoledì. Volevamo a tutti i costi vincere questa partita, siamo state brave, siamo state squadra e adesso niente, ci godiamo questa vittoria e penseremo poi alla prossima partita. Insomma, la salvezza è andata, siete veramente in questo momento quinta in classifica. Wow! 8 vittorie, wow, meglio di così non lo so, che si può fare? Dai, noi vogliamo entrare al playoff adesso. Vabbè, che la salvezza è finita e dai, lavoriamo per questo, siamo carica. Aspettiamo di andare ai playoff. Allora, se deve tornare il sorriso alla Pomì Casamaggiore non è mai mancato, ma soprattutto il modo di festeggiare. Ora, Alessia, io sono una tua giocatrice di riferimento, voglio il salto marsupiale. Al mio 3, 1, 2, 3, 6! Ecco, Alessia Gherardi, stai su però! Stai fantastico, su. fantastico. Sì, per forza. Va bene ragazzi, chiudiamo così. Allora, noi ringraziamo Fabio Crisafi per la regia, una bella vittoria da 3 punti. Tra Cicero Pesaro, un saluto. Un saluto a tutta la mia famiglia e il mio marito. Un saluto a tutti, ciao! E da Frey Aldrich da Lucchetta. Un saluto a Maurizio Colantoni e da Andrea Lucchetta. Spike ciao. It forever. Ciao.